dopo le preziose parole che ci sono state consegnate questa mattina, io consegno a voi semplicemente un'espressione della parola che abbiamo ascoltato in questa, che la liturgia di questa giornata ci propone. Vino nuovo in odri nuovi. Vino nuovo in odri nuovi. Gesù ha a che fare con dei farisei, con i maestri della legge, con i teologi del tempo, anche con i discepoli di Giovanni Battista, che esitano nell'accoglierlo. E lui, vino nuovo in odri nuovi. Sono tutti legati alla legge, guardano al passato, digiunano e supplicano. Propriamente hanno digiunano, richiama la morte, e supplicano, non hanno la salvezza, ma chiedono. Vino nuovo in odri nuovi. Qui, oggi, adesso, di fronte a voi, dice Gesù, c'è la salvezza fatta carne, c'è la pienezza della divinità. Siete voi aperti alla novità di Dio, a quello che Dio vuole fare, a quello che Dio sta per fare qui adesso. L'oggi della salvezza, la novità di Dio è qui adesso, il Kairos. Vino nuovo in odri, vino nuovo in odri nuovi. All'inizio di un anno educativo formativo pare proprio che il Signore ci inviti a dire: io sono disposto a fare cose nuove, a donarvi la grazia, ad essere potentemente presente nella quotidianità della vostra vita. Voi, il vostro opere, la vostra vita è pronta ad accogliere la novità di Dio. Ma siamo pronti a ripetere tutto quello che abbiamo fatto, a applicare le strategie che abbiamo attivato, forse un po' stanchi per le delusioni patite, per le sconfitte degli scorsi anni dal punto di vista educativo. No, vino nuovo in odri nuovi. Il Signore vuole fare cose nuove, vuole che anche il nostro cuore sia rinnovato, pronto ad accogliere la novità di Dio, che vuole fare nel cuore dei nostri ragazzi. Non sono già spacciati, non partiamo già con un giudizio. Attiviamo tutto quello che è possibile, l'amore, l'attività che mettiamo in campo perché la loro vita sia salva, perché la loro vita sia piena, perché la felicità sia adesso e nell'eternità, e per l'eternità. Vino nuovo e odri nuovi. E questo vino è lo spirito d'amore di Gesù. Questo vino è la sua stessa presenza, che ci è stata donata sulla croce. Il vino che Gesù ci ha donato e che ci dona è il frutto dell'Eucaristia, il frutto della Pasqua, è il suo sangue. Qui il Signore ci dona il suo sangue quotidianamente nella nostra vita, vuole parteciparci attraverso la vita sacramentale la sua grazia, perché il suo spirito e il suo vino sia presente. Chiediamo questa grazia, ci affidiamo al Signore e in questa Eucaristia preghiamo per ciascuno dei nostri ragazzi. Hanno un volto, una storia che vogliamo sia anche in quest'anno si incroci con la storia di Gesù, con la grazia di Dio. Sì, Signore, vogliamo essere nuovi, pronti alla novità che Tu vuoi compiere. Facciamo con speranza, con fiducia quest'anno. Farai cose nuove, non sappiamo ancora cosa. Noi sappiamo che abbiamo bisogno di Te, Tua grazia, per non stancarci, per non scoraggiarci, e sappiamo dove attingerla, al banchetto che Tu ci poni, che Tu ci prepari. Sia lodato Gesù Cristo.